Ciao ragazzi, benvenuti in Castalimenti. Siamo ancora qui con un altro video della serie Impara insieme ai nostri docenti. Oggi parliamo di bignè. Li abbiamo già visti fare, ma adesso vedremo come si farciscono e come si vanno appunto a decorare e a finire. Mi raccomando, visto che il video sulla realizzazione di bignè l'abbiamo già realizzato, se per caso ve lo siete persi, lasciamo il link in descrizione o qui sopra per andare a recuperarlo. Io sono Gabriele Bozio. E io sono Filippo Falciola. Allora, Filippo, parlando di bignè, noi li abbiamo appunto già fatti in altri video e questi bignè sono qui pronti, sono stati abbattuti appena fatti, sono stati poi conservati in conservatore negativo, quindi abbattuti in negativo, surgelati, conservati in conservatore negativo e all'occorrenza li andiamo a rigenerare. Quindi noi qui li abbiamo rigenerati, pochi istanti in forno caldo, 2-3 minuti a temperatura ambiente e sono perfetti come appena sfornati. Quindi sono morbidi dentro, umidi, ma soprattutto croccanti di nuovo fuori. Nella parte esterna la pellicina rimane croccante. Perché questo? Perché altrimenti per farcirli facciamo fatica. Quindi non vanno tirati fuori dal congelatore e lasciati scongelare a temperatura ambiente, perché appunto altrimenti diventano gommosi e quando dobbiamo farcirli con la nostra sac à poche facciamo fatica. Invece qui vedete che sono all'interno, adesso ne apro uno, all'interno sono belli vuoti e morbidi, ma all'esterno oppongono la giusta resistenza per essere farciti. Con cosa li andiamo a farcire, Phil, questi bignè? Allora, ne andiamo a farcire magari qualcuno con una crema pasticcera, così vediamo una tecnica con una crema non areata e magari utilizziamo una crema leggera per gli altri, così vediamo un po' di tecniche. Nella settimana relativa alle creme e ai bignè nel percorso di alta formazione per pasticcere e per pasticcere da ristorazione e d'albergo, noi facciamo vedere un po' tutte le tecniche che si utilizzano per riempire i bignè, perché non ce n'è solo una. Ci sono diverse tecniche, soprattutto a seconda delle creme che andiamo appunto ad utilizzare. Io qui ho una sac à poche con una crema pasticcera alla vaniglia all'interno, quindi una crema pasticcera standard. Una bocchetta relativamente piccola, del 6 più o meno si utilizza come diametro, di metallo è molto più comoda, in plastica si fa un po' più fatica, e questi bignè li possiamo farcire in diversi modi. Il metodo classico è sulla base, quindi facendo un foro al centro della base. Quindi io impugno la mia sac à poche, schiaccio fin quando non lo sento tra le mani che la crema ha saturato tutto il vuoto, vedete che esce leggermente, e lo vado ad appoggiare. Quindi faccio vedere meglio, entro, schiaccio, smetto di schiacciare e vengo via, deve fuoriuscire leggermente. Se esce troppo vuol dire che abbiamo schiacciato troppo. Quindi schiaccio, vengo via e esce leggermente la crema. Questo è il metodo, diciamo, più utilizzato, perché è molto pratico, è molto comodo, si lavora, vedete, velocemente. Adesso io vado un po' più piano per farvi vedere, ma quando si lavora in pasticceria si va abbastanza veloci. In alcune pasticcerie, alcuni maestri pasticceri li farciscono da un lato, quindi non vanno a farcirli sotto, ma da un lato. Di solito magari cercano il lato dove c'è magari l'apertura del bignè, quindi il lato un po' più debole, e vanno a fare la farcitura da un lato, in questo modo, quindi rimane l'apertura sul lato. Vedete, si deve sempre schiacciare fino a saturare. Qui bisogna prestare un po' più di attenzione a non far uscire la crema, perché altrimenti poi è brutto da vedersi e la crema tende anche a seccarsi leggermente. Un altro metodo che si può appunto applicare è quello con delle creme particolarmente areate con la panna montata, di tagliarlo, quindi si va a tagliare e si va a farcire, ma questo lo vediamo dopo. Adesso invece come li farcirai tu, Filippo, i tuoi bignè? Visto che io ho una crema alleggerita, quindi come abbiamo visto anche in un precedente video, qui abbiamo dell'aria che ci aveva portato la panna. Innanzitutto utilizzo una bocchetta leggermente più grande, una bocchetta dell'8, per evitare di andare a stressare e far perdere quest'aria alla mia crema. E per comodità, visto che tu hai fatto vedere le altre due, vediamo la farcitura dall'alto. Quindi sempre dal centro, entriamo,
tengo sempre le dita sul bignè di modo da sentirlo quando si gonfia ed è riempito correttamente. Vediamo un attimo i supporti dove poi verranno serviti questi bignè, quindi i famosi pirottini. Partiamo dal pirottino classico. Questo è un pirottino classico. Normalmente il pirottino, ci sono tantissime misure, viene scelto in funzione della dimensione del bignè. Vedete che ha una parete più o meno che è un centimetro e mezzo. Se noi vogliamo avere un bordo più piccolo, cerco di farvelo vedere bene, basta impugnare il mazzetto di pirottino in questo modo e schiacciarlo verso il basso. Quindi si schiaccia, così non andiamo a deformare, perché altrimenti, ecco, vedete, perché altrimenti il movimento che viene da fare è questo, allargarlo per andare a mettere il bignè. In realtà facendo questo movimento si tende poi a deformarlo e quindi non sarà poi bello ed elegante da vedersi. Invece in questo modo vedete che diventa un contenitore perfetto per poi accogliere il nostro bignè. In alternativa al pirottino classico in carta abbiamo dei pirottini in materiale plastico. Questi pirottini in materiale plastico sono ideali per surgelare il prodotto, per esempio, piuttosto che per andare ad inserire dei prodotti particolarmente umidi. In campagna, per esempio, utilizzano il nostro pirottino fatto in questo modo per mettere i babà hanno l'inzuppitura, quindi ovviamente un pirottino di carta si andrebbe a deformare immediatamente. Quindi la scelta del pirottino in materiale plastico, ovviamente andiamo verso quelli che sono i materiali plastici compostabili, quindi il Mater B piuttosto che il PLA, troviamo appunto questi pirottini che sono perfetti per tutte quelle che sono, diciamo, gli utilizzi con i prodotti umidi o per essere surgelati. Sono molto eleganti perché sono trasparenti, quindi questi pirottini si vedranno poco nel nostro banco, daranno il risalto al nostro bignè. Eccoci qua, adesso andiamo a glassare i nostri bignè. Io parto con un super classico che è lo zucchero fondente, che è ritornato molto in auge soprattutto da quando abbiamo lo zucchero fondente in polvere da poter diluire con della purea di frutta. Vedete, qui è zucchero fondente in polvere con purea di lampone, quindi avrà un sapore molto molto intenso di lampone. Si scalda più o meno intorno ai 40 gradi, o comunque guardate prima bene la consistenza, si va a glassare in questo modo e poi si deposita. Tenetevi sempre una pezzetta umida così non sporcate i bignè. Allora guardate bene il movimento, si immerge, poi si tira su in questo modo e si fa un giro in maniera tale che non facciamo la coda che scende. Perché se io non faccio questo giro in questo modo, vedete, la codina ricade sopra e viene perfetto. Se io non facessi questo giro in questo modo, la coda cade laterale e viene brutto esteticamente. Ricordiamoci che la finitura di un prodotto ovviamente serve per renderlo più bello. Se non viene fatta bene e se non è perfetta, ovviamente non lo rende più bello e quindi vanifichiamo l'effetto. Ecco qua. Cercate di coprirlo sempre bene. E questo è lo zucchero fondente. Adesso vediamo col cioccolato. Col cioccolato, vieni pure. Grazie Salvatore. Allora, questa è una serigrafia per cioccolato, quindi qui abbiamo un disegno a base di coloranti alimentari e burro di cacao che rimarrà impresso sul nostro bignè. Prendo del cioccolato fondente temperato, vado a realizzare dei bottoncini più o meno della dimensione dei miei bignè, un po' più piccolini. Ok, una volta realizzati questi bottoncini, grazie Phil, prendiamo il bignè e lo andiamo ad appoggiare sopra in questo modo, facendolo aderire.
Ovviamente il cioccolato deve essere temperato o precristallizzato. Seguiteci sul nostro canale perché imparerete anche come si lavora il cioccolato. Qui andiamo a mettere i nostri bignè. Ecco qua. Adesso questi vanno messi a stabilizzarsi in frigorifero per alcuni minuti in funzione di far cristallizzare completamente il cioccolato. Qui invece il nostro zucchero fondente potrebbe cristallizzare appunto anche a temperatura ambiente, oppure mettendolo in frigo anche lui cristallizzerà più velocemente. Tu Filippo invece cosa ci fai vedere? Allora qui vediamo altre due tecniche che si possono utilizzare per la finitura dei bignè, un pochino diciamo più moderne, alternative. Allora, innanzitutto quelli che avevamo farcito in precedenza dall'alto, ovviamente dobbiamo andare a coprire il buco che abbiamo fatto con la nostra sac à poche. Potrebbe essere ad esempio una soluzione utilizzare i cachet maison dell'azienda. Quindi in questo modo. Di cosa sono fatti, Filippo? Questi sono fatti sempre di cioccolato temperato. Il disegno è fatto con lo stesso principio della serigrafia che abbiamo appena visto utilizzare. Ok, giusto per andare a coprire il foro. Ovviamente dobbiamo coprirla la crema perché altrimenti si ossida. Questi invece, che erano stati farciti dalla parte inferiore, li abbiamo presentati rivoltati sotto sopra in questi pirottini. Questa tecnica ci è stata insegnata dal maestro Laghi ed è molto funzionale per avere una massima standardizzazione nelle forme. Quindi se non abbiamo una colatrice e li andiamo a dressare a mano, i bignè magari sono leggermente diversi, possiamo tranquillamente dal fondo, con delle placchette realizzate sempre con del cioccolato temperato, andare a coprire il foro della nostra crema e rendere i nostri bignè tutti perfettamente uguali. Quest'ultima tecnica ci permetterà di avere all'interno del nostro bancone tutta l'esposizione con tutti i bignè appunto identici, perché la prima cosa che si vede appunto è il dischetto che è stato coppato e ogni colore rimanderà ad una farcitura. Bene, eccoci giunti al termine di questo video. Qui abbiamo la presentazione dei bignè che abbiamo realizzato con le diverse tecniche di farcitura e di finitura dei nostri bignè. Speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, non mancate. Ciao ragazzi.